Sei pronti a ridere? Ecco 6 barzellette su truffe e inganni. Un truffatore si avvicina a un signore e gli dice: «Scusi, ma lei sa che con 100 euro può diventare milionario?» Il signore, incredulo, risponde: «Davvero? E come?» E il truffatore: «Semplice, basta che mi dia 100 euro, poi lei diventa milionario». «Io no!» Un prete va da un contadino e gli dice: «Sai, ho scoperto il modo per far parlare gli animali». Il contadino, stupito, gli chiede come fare. E il prete risponde: «È semplice, basta dare un'offerta di 100 euro per la chiesa». Dopo qualche giorno, il prete torna dal contadino e gli chiede: «E allora, i tuoi animali parlano?» E il contadino: «No, però ora il mio maiale si è messo a pregare». Un politico in campagna elettorale promette: «Se sarete così gentili da votarmi, prometto che eliminerò la povertà nel nostro paese». Un elettore gli chiede: «E come pensi di fare?» E il politico risponde: «Semplice, eliminerò i poveri». Giovanni va dal parrucchiere e dopo il taglio gli chiede: «Quanto devo?» Il parrucchiere risponde: «25 euro». Giovanni, sorpreso, esclama: «Ma è una truffa! Non avevo i capelli così lunghi». Un pescatore torna a casa e dice alla moglie: «Oggi ho preso un pesce lungo un metro». La moglie, scettica, gli chiede: «Davvero? E dove l'hai messo?» E lui risponde: «L'ho rimesso in acqua, non avevo un metro per misurarlo». Un uomo va dal tabaccaio e chiede: «Mi dia un biglietto del lotto, ma che sia vincente». Il tabaccaio risponde: «Certo, eccolo». L'uomo, dopo aver controllato il biglietto, esclama: «Ma questo biglietto è già stato grattato e non ha vinto nulla». E il tabaccaio: «Eh sì, le ho detto che era vincente, non ho detto per chi».